Allora Piero, sappiamo che sei appena tornato no, da tanto un... Dobbiamo ah, fare vabbè, un brindisi. Certo, un brindisino. Cioè, un brindisi. Anche se non si brinda senza alcol, però. Vabbè, beh, io ho il tè freddo, non so. Quello è whisky e questo è... E questo è un cocktail incredibile. Un cocktail. Come si vive sulla strada un tour europeo? Dipende da come te lo vuoi vivere. E tu come lo vuoi come vivere? L'hai come l'hai vissuto tu? Noi ce lo siamo vissuti tutti insieme su un pullman. Siamo partiti con il nostro... pullman a due piani, coi letti dentro. Coi letti? Ci siamo fatti quanti chilometri? Oh, 15.000. Tu vai in giro, non per mangiare, orari regolatissimi. Abbiamo degli orari molto precisi e servono molto anche per prendere un certo bioritmo, no? Per cui il corpo sa che a una certa ora devi mangiare, ti devi riposare, a una certa ora sali sul palco e in quel momento lì hai il massimo dell'adrenalina al corpo. Ora, a te Piero. Il pensiero di mangiare prima di salire sul palco, Krauti e Wüster, adesso io non lo so, ma è una cosa cosa che... avete mangiato? Prima di salire sul palco non si mangia mai. Si mangia mai. Sarà in Italia ad agosto, ci potrà vedere in tour dal 4 fino al 10 di settembre. Facciamo una reprise del tour di quest'inverno, dello spirito, perché è andato tutto molto bene, molto oltre le nostre aspettative, quindi abbiamo pensato bene di replicare. Video. Nel frattempo sto montando il video della tournée di quest'inverno che ho girato insieme ad Alex Maioli, che è il nostro fotografo di fiducia, nonché amico. E un video dove i FIBA si vedranno soprattutto al di fuori del palco, soprattutto al di fuori del concerto, e dove il concerto soprattutto sarà visto attraverso le facce delle prime file in particolare. C'è anche Elena di Troia, no? È pieno di cose... Dopo ci scriviamo anche noi. Ci scriviamo su una cosa. Aspetta, una chiave.